Un grande Empoli, un punto importante contro forse uno dei migliori Milan di questa stagione, due volte in svantaggio, la squadra azzurra è stata brava a rimontare e forse avrebbe anche meritato qualcosa in più. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, una grande prestazione degli azzurri, sicuramente ci fossero come la box i punti, avremmo vinto secondo me noi, una prova che dice tanto e forse anche se tu giustamente non vuoi pensare a quello che possa esserci là davanti, conferma che l'Empoli ha le carte in regola per fare una grandissima stagione. Beh, la squadra ha dimostrato anche stasera di giocare, di giocarsela. E la nota di orgoglio che la squadra deve avere è quella di essersela giocata alla pari, come dire, se sei più forte mi vinci, se sono più forte cerco di vincerti, senza speculare sul risultato, senza speculare sulla gara. E questo deve essere l'orgoglio che i giocatori devono avere. Poi anche io mi interrogo ogni giorno su quali possano essere i tasti da toccare, i margini di miglioramento per cercare di dare una mano a questa squadra. Non so se possono essere tecnici, se possono essere tattici o di personalità. E quindi adesso il nostro obiettivo è cercare di dar qualcosa, di aggiungere qualcosa a questa squadra. Ci penseremo, cercheremo di fare un lavoro approfondito, ma ad oggi questa squadra, questo gruppo ci ripaga, ci sta dando tante soddisfazioni, questo è innegabile e dobbiamo dar merito loro. Quello che ha impressionato, mister, oggi è stata la mentalità di questa squadra, come in altre partite, perché nonostante lo svantaggio ha saputo reagire e poi nuovamente in svantaggio per un episodio fortunoso ha saputo ancora una volta ritornare in partita. Sì. Contro una squadra in salute, il Milan sta bene, si vede che è un altro Milan, l'avevo visto io nelle ultime gare, una squadra ritrovata, con più convinzione, con più consapevolezza. Rimontare per due volte lo svantaggio non era facile e invece si vede che anche l'Empoli sta bene sul piano fisico, mentale, su quella che può essere l'autostima, dei propri valori individuali e collettivi. Come diceva Alessandro, la mentalità ormai l'Empoli ce l'ha da grande squadra, però è anche matura, perché stasera ha avuto anche pazienza, che dopo lo svantaggio il Milan si è chiuso, difendeva anche con un 4-5-1, non era facile trovare gli spazi, ci voleva pazienza e l'Empoli ne ha avuta. Sì, la partita era molto chiusa, gli spazi in mezzo non ce n'erano e bisogna avere la freddezza di girare, palleggiare. Solitamente non è il comportamento di una squadra cosiddetta provinciale, che butti la palla lì, cerchiamo di giocare solo rimbalzo, guadagnare metri, no? E invece una squadra non butta mai via, anche alla fine abbiamo rischiato di prendere gol al 90esimo su un disimpegno davanti l'area. Sì, magari ci arrabbiamo, però poi non possiamo pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se si corre quel rischio, bene, però poi ci torna buono quando bisogna palleggiare in mezzo al campo. E cosa dire, bisogna capire cosa si può fare per continuare a migliorare. E io credo che l'ambito da toccare sia soprattutto quello mentale, psicologico. Sono, mister, indubbie le qualità di Riccardo Saponara, però forse mancava a Riccardo una grande prestazione contro una grande, poi sua ex squadra. Stasera è arrivato, ha giocato una partita strepitosa. Basta pensare che Riccardo si allena con il contagocce da un bel po' di tempo e questa prestazione testimonia la grandezza del calciatore. Se lui si allenasse con un po' più di continuità sarebbe in grado di fare cose straordinarie, figuriamoci se riuscisse a trovare quella continuità di cui io ritengo abbia bisogno. Però non mi aspettavo nemmeno io questa prestazione fisica, di tenuta fisica, mentale, di motivazione. Poi chiaro, il Milan le motivazioni te le dà, poi lui forse ha maggior ragione. Però l'obiettivo con Riccardo sarà quello di fargli ritrovare continuità. Mister, Buchel in regia al posto di Maiello è stata una mossa decisiva?
D'altronde, quando giochi non con grande continuità, e mi riferisco a Maiello, puoi essere meno lucido in alcuni momenti della partita. Però lì bisogna fare qualcosa, bisogna alzare la qualità a metà campo, ma bisogna essere anche, avere anche struttura fisica. E quindi mi è sembrato più logico far così, mettere Booker lì davanti, che in quanto a struttura è un giocatore che ci dà dentro, salta anche di testa, sa giocare, e mettere Daniele nella condizione di fare le cose che sa fare, perché poi la partita, Daniele in mezzo al traffico è un giocatore che sa dire la sua. Ecco, per rimanere su questo discorso, senza togliere niente a nessuno, quanto è mancato in una gara come quella di stasera a Paredes? Paredes aveva acquisito continuità, un giocatore di qualità, di tempi, di personalità che tutti avete ammirato. Non è facile adesso sostituire Paredes, però io ritengo che Maiello prima e Bugra l'abbiano fatto egregiamente. Tutto sommato poi, mister, la squadra ha retto anche bene l'urto di tutte queste voci di calciomercato. Ma questa squadra, nonostante la giovane età, nonostante le sirene di mercato, è una squadra che è lucida, una squadra fredda, una squadra che sta lì, quando c'è da allenarsi si allena. Io non l'ho vista distratta, e non è semplice, perché poi quando c'è il richiamo di determinati club non è facile rimanere concentrati, eppure ritengo che abbiano anche queste qualità. Anche se mi aspetto la prossima settimana quella più difficile da gestire, ma non da gestire da parte mia, ma credo dalle pressioni che la società riceverà da parte di altri club. Senti, per chiudere, poi del mercato ne parleremo in settimana, del Napoli ne parleremo in settimana, voglio capire l'ultimo cambio, quello di Krunic. Tu la volevi vincere questa partita anche prendendo qualche rischio, ovviamente. Ma Krunic è un giocatore offensivo, dalla metà campo in su, poi ha fisicità, poi la partita non sapevo di non togliere equilibrio alla squadra, quindi lui poteva anche giocarsi una percussione, perché Zirinskij aveva accusato un risentimento muscolare, un crampo, eccetera, quindi c'era bisogno anche di mettere forza. L'unico giocatore in quel momento che era caldo e che comunque un ruolo che ha già ricoperto in altre occasioni lo poteva fare, e ci poteva, non ci avrebbe tolto qualità, quindi l'idea era quella di non togliere qualità.